Nel tardo pomeriggio di ieri, delicato e difficile intervento di soccorso a Favignana in favore di un uomo precipitato rovinosamente a terra dal tetto di un'abitazione. Un elicottero dell'82° Centro XAR di Trapani si è messo in volo con a bordo personale specializzato del SAF, il nucleo speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco, per soccorrere il 63enne vittima dell'incidente sull'isola Egusea. L'intervento, coordinato dall'aeronautica militare, è servito a soccorrere ed a salvare un uomo di 63 anni scivolato rovinosamente a terra da un'altezza di oltre 2,5 metri mentre era intento a visionare alcuni danni subiti dal prospetto della sua abitazione sita a Favignana in via Vincenzo Fardella. Sul posto si era già recata la guardia medica che ha provveduto a stabilizzare il paziente che ha riportato lesioni agli arti e trauma alla colonna vertebrale. L'arrivo dell'elicottero e dei vigili del SAF ha quindi consentito di recuperare, grazie all'uso del verricello, il corpo del malcapitato, il tutto nel giro di appena 15 minuti. Il 63enne è stato quindi trasportato in un terreno limitrofo più accessibile, dove è atterrato l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. L'equipaggio dell'elicottero dell'82° XAR di Birgi ha successivamente riportato il team del nucleo SAF presso il comando dei Vigili del Fuoco di Trapani. In tutto per l'elicottero un totale di 1 ora e 15 minuti di volo e quasi 2 ore di attività operativa.